Ciao a tutti, bentornati su Ivan Chat Channel. Oggi faccio un video di un articolino che è abbastanza, diciamo, banale, nel senso che non è niente in tutto, ma è utile, 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 che tutti sottovalutano, ma è una cosina abbastanza furba. Adesso ve la mostro. Questo qui è praticamente un power bank, appena appena più grande di un power bank, ma è in grado anche di fare l'avviamento della macchina. Adesso andiamo a vedere come è fatto dentro, perché è una cosa che non dovrebbe mai mancare a bordo dell'autovettura, proprio perché vi salva in parecchie situazioni. Ok, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, il tutto è contenuto dentro questo bel astuccio che si può, come dicevo prima, tenere in macchina tranquillamente, molto molto bello, molto comodo. Abbiamo il nostro power bank, abbiamo qui la torcetta, abbiamo qui la segnalazione dello stato di carica suo, del power bank. Poi abbiamo, tenendo premuto il tasto, la torcetta. Per far luce, se rimaniamo a piedi, dobbiamo vedere qualcosa in giro, cercare qualcosa. Tenendo premuto si rispegne. Ricarica USB, USB Type-C, perciò ci sono tutte e due. Abbiamo a corredo un cavetto per la ricarica anche veloce. Usa il Type-C. Porticina si tira su questa gomma qua. La porticina, quella di potenza, dove andiamo a mettere i nostri cavi per fare l'avviamento. Questo qui va innestato qui e nel momento che lo andiamo a innestare lui si predispone per fare l'erogazione grossa della corrente. Così. Praticamente lui è pronto per dare la corrente alla nostra batteria per fare l'avviamento. Bisogna stare molto attenti, positivo o negativo, mi raccomando, perché non si scherza, perché qua questo arriva a 800 ampere di picco, perciò non è che si può, non bisogna sbagliare, ecco, a collegare la batteria. Ok, una volta fatto, uno lo ricollega, lo ripone nella sua custodia, una volta avviata la macchina e via. Questo permette, mi sembra, anche più di un avviamento. Il rappresentante mi diceva che dovrebbe fare fino a 4 avviamenti, poi dopo è da ricaricare. Però sì, il fatto che non è tanto tanto grande, si può usare proprio come un power bank normale. Perciò non è che lo carichiamo e lo mettiamo lì in un cantone, non lo usiamo più e magari passa un anno e poi quando andiamo a prendere scarico. Essendo che può funzionare il power bank, lo possiamo avere lì in giro e ci teniamo carico il cellulare, perciò diciamo che rimane sempre attivo nel momento che ci sarà il bisogno. Questo qui funzionerà al 100%. Niente, comunque, questo qui è un oggetto che potete acquistare sul mio sito www.ivansat.com. Posso dirvi anche già il prezzo, viene 79 euro al momento in cui sto registrando questo video. Poi se subirà delle variazioni di prezzo o in più o in meno, questo lo vedrete comunque andando a visitare il mio sito.